Vi presento adesso una senatrice del Partito Democratico che abbiamo già incontrato alle invasioni 3 anni fa, è stata la donna simbolo dell'Aquila, del dolore del terremoto, ma anche della ricostruzione. Ora sta diventando un altro simbolo di un'altra guerra o di un'altra battaglia politica che lei dice di stare facendo. Stefania Pezzopane. Bentornata Stefania. Grazie. Grazie. Stefania Pezzopane, senatore a me viene da dire, ma si dice senatrice. No? Ma ci sono Vedo varie che ci scuole, sono due di scuole di pensiero. Beh, tu tornerai a Roma stanotte perché immagino che domani voglia essere presente, certo, per votare, anche se insomma, pare che domani vada andata di schede bianche. Domani avremo la riunione dell'Assemblea dei Grandi Elettori del PD alle 13, e dove ci verranno date le indicazioni sul comportamento da adottare. Cosa ti senti? Io sono ottimista, penso che troveremo la quadra, penso che troveremo la soluzione adatta ad una successione difficile, perché... Bruno Vespa prima ha detto, Renzi non l'ha detto neanche a se stesso il nome che ha in mente. Secondo Credo te... che questa volta abbia ragione davvero Bruno Vespa, penso anch'io che Matteo Renzi abbia chiaro il quadro che deve comporre, ma che sul nome ancora sta creando una situazione. Ieri ha votato a favore dell'Italicum? Sì, 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 assolutamente, sono molto convinta, è un grande passo avanti e naturalmente ognuno ha la legge del proprio sogno, delle proprie aspettative, ma in Parlamento si vota la legge che si può votare. Secondo lei Renzi sta facendo quello che ha promesso di fare? Renzi ha fatto parecchie cose, abbiamo fatto parecchie cose, naturalmente non si è rispettato il tempo che avremmo tutti voluto rispettare, perché il Parlamento, il governo, la struttura burocratica, le aspettative della gente, le necessità sono incombenti, enormi e a volte si fa fatica. Presentandola prima ho detto che l'ultima volta che è stata qui lei era la donna simbolo dell'Aquila. A questo proposito volevo mostrarle un servizio con alcuni momenti della sua storia politica. Alle 3:32 il boato dell'orco che ci caccia via dalle nostre case e che intrappola tanti cittadini. Devo scuotere chi continua a dire che nulla era prevedibile. Quantasemila persone ancora non tornano sotto la propria casa. Ci siamo innervositi tutti, la risposta al nervosismo è stato scacciar fuori i manganelli e scollagenti. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale dentro i casini di questa città. Ci siamo presi le critiche, ci siamo presi gli insulti, però ci siamo presi anche l'apprezzamento di chi ha detto, beh, però questi fanno sul serio. Mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi. Berlusconi è condannato, ha compiuto un reato gravissimo e decadrà dal Senato. Questo è la sostanza. Il discorso che ha fatto è un discorso a tratti eversivo, quasi da anarco-insurrezionalista. Nuovi contratti, tempo indeterminato, tutele al plurale e crescenti, altro che riduzione dei diritti. Io non ho mai perso la fiducia, c'erano i cosiddetti, sempre per parlare in termini renziani, gufi, sciacalli e rosiconi, che invece quasi speravano che non ci si mettessero i soldi per poter inveire contro Renzi, invece ce l'ha messi i soldi e mo non possono più inveire. Allora, senatrice, 54 anni, una lunga storia politica, negli ultimi mesi
è diventata però il simbolo di un'altra cosa, di un'altra battaglia forse, e comunque è diventata il simbolo dei grandi amori improbabili. Posso dire, mi sembra, no? Anche molto romanticamente per alcuni, mentre qualcun altro la critica, perché, raccontiamo per chi non lo sa, lei si è innamorata di un uomo molto più giovane e anche molto diverso da lei, con una storia molto diversa dalla sua, e non vi siete nascosti. Come mai avete deciso di andare in televisione, di parlare della vostra storia d'amore, di esporvi così tanto? Noi non ci siamo nascosti, mentre molti volevano che ci nascondessimo. Perché un amore o una relazione tra persone appunto diverse non viene accettata, addirittura viene sbeffeggiata o comunque viene sminuita, quasi che non possa esistere un amore tra due persone che hanno un'età diversa, che hanno un'appartenenza sociale diversa, che hanno due campi di attività totalmente diversi. Noi ci siamo conosciuti per caso, non immaginavamo assolutamente che quell'incontro casuale potesse diventare un amore. E quando abbiamo capito che stava diventando un amore, non abbiamo voluto nasconderci né alle nostre rispettive situazioni familiari. Io ho una figlia e anche lui, sia nei confronti della comunità in cui viviamo e di cui io sono orgogliosa rappresentante. E qualcuno, anche qualche amica, mi ha detto: ah, ma sai, ma non potevi essere un po' più cauta, magari vi incontravate di nascosto. E a me questa cosa mi ha irritato fin dal primo momento, perché io non avevo nulla da nascondere. E molto spesso siamo abituati a vedere degli uomini che hanno delle relazioni con delle donne più giovani. In quel caso c'è ammirazione, addirittura c'è, ha visto, che fico, quello lì, che c'ha la compagna più giovane, la moglie più giovane. Quando invece una donna che ha un amore più giovane, allora scattano dei meccanismi infernali. E perché l'esposizione? Perché eravamo seguiti, fotografati, paparazzati, chiacchierati. E qualsiasi cosa noi facessimo, anche un innocente incontro al bar per un caffè, diventava sulle reti, sui social, un momento su cui interferire, in maniera anche aggressiva, in maniera anche smodata. E allora ho capito che per l'ennesima volta mi toccava fare una battaglia. E ho trovato in Simone la persona che aveva intuito che doveva anche lui fare con me una battaglia. Ma quindi la battaglia è andare la domenica pomeriggio ospite di Barbara D'Urso? No, no, prendi i tapiri? Il tapiro me lo sarei ovviamente risparmiato, credo che sia stato anche tutto sommato ingiusto, e lo dimostreremo. No, vabbè, ma questo non ma interessa. Alla fine, come è noto, il tapiro è stato anche messo all'asta per una causa buona. No, ma poi il tapiro è sempre un simbolo, sempre di un successo, simbolo mediatico, di notorietà. Ma certo, sì, sì. No. La scelta di andare per la prima volta negli studi importanti a cui siamo stati invitati da Barbara D'Urso è stata una scelta per reagire a un attacco che avevo ricevuto molto brutto, molto brutale, da parte diciamo di persone sui social network che avendo paparazzato Simone in Senato mentre poverino aspettava i miei ennesimi ritardi, era invece stato chiamato in causa come uomo che io avevo fatto assumere in Senato. Quindi una cosa totalmente una falsa. Una cosa falsa, cattiva, ingenerosa nei confronti miei, che ho un rigore e un orgoglio su queste cose infinito, ma anche nei confronti di Simone, che ha il suo campo di attività. Insomma, ho reagito. Quando ho reagito c'è stata una sorta di rovinoso precipitare delle cose, perché probabilmente non si aspettavano in molti che io reagissi.
E quindi ci sono stati quelli che sono diventati proprio i detrattori quotidiani di questa coppia, che si divertono a criticare. Simone questa sera l'ha accompagnata qui, io lo posso far entrare, visto che stiamo parlando anche di lui e di questa coppia. Allora, Simone Coccia. Buonasera Simone, benvenuto. Ciao. Daria. No, che stiamo parlando anche di lei e non vedo perché non coinvolgerlo. Allora, la senatrice Pezzopane ci stava raccontando del perché avete deciso di mettervi in gioco a questo punto. Lei è sempre stato d'accordo sul andare in televisione, il esporsi? O è una scelta che ha fatto Stefania? Diciamo che questa è una situazione che è nata 9 mesi fa. Noi siamo stati, diciamo, un po' costretti ad uscire fuori perché comunque già parlavano nei primi giornali di un'amicizia un po' affettuosa. E allora, per evitare, diciamo, delle notizie non vere, abbiamo deciso un attimo di fare uscire fuori la verità della nostra amicizia, che poi si è trasformata in una storia d'amore. Ma cos'è che vi... cioè, la critica che vi fanno, le cose cattive che vi dicono, quali sono? Beh, la sostanza è... La devo interrompere per la pubblicità, perdonatemi, che non vedevo, ma ritorniamo tra pochi minuti con la senatrice Pezzopane e con Simone Coccia. Tra poco. Siamo con la senatrice Pezzopane, con Simone Coccia, ufficialmente fidanzati, e insomma ci stavate raccontando il momento in cui avete deciso che per rispondere a queste critiche, ma quali critiche le fanno, senatrice? Ne fanno diverse, quella più grande, più importante, diciamo, è quella che riguarda la differenza di età. 24 anni. 24 anni, che è una differenza importante, ma non siamo certo nei primi, negli ultimi. E l'altra è che io sono una senatrice e che lui, come lo presentano sempre sulla stampa e anche altrove, è stato un giovane spogliarellista. Quindi la senatrice con lo spogliarellista, in realtà è ex spogliarellista, ma fa molto gioco alla polemica e all'aggressione mettere insieme queste due cose. E l'altra critica, addirittura anche un po' cattiva, anche un po' meschina, che è addirittura diventata vignetta orrenda, è la differenza di età e di statura. E quindi lui alto, io no, e questo sembra che possa impedire di amarsi in una società in cui giustamente si promuove l'amore per chi è in carcere, l'amore tra persone diversamente abili, l'amore tra bianchi e neri, tra grassi e magri. L'amore non dovrebbe aver titoli, non dovrebbe avere definizioni, e invece, forse perché non si sa più provare questo amore, quando lo si vede negli altri... Disturba, dà fastidio, fa paura? Qualcuno mi scrive anche stamattina, ma guarda che lui sta con te solo per i soldi, ma quali soldi? Ma perché non bisogna credere che lui possa stare con me perché c'è amore? È questo che mi irrita. È questo che mi irrita, soprattutto come donna che si è battuta sempre per i diritti, per le libertà e anche per l'amore. Perché le donne potessero amare liberamente, e non capisco perché siamo diventati così retrogradi. Ecco perché ho deciso
che questa storia in qualche modo non posso tenerla nascosta, perché può aiutare anche tante donne, tante persone a capire che se si innamorano è giusto che lo vivano questo amore, perché l'amore non uccide, non danneggia, l'amore è amore e può accadere anche che ci sia amore tra una donna senatrice e un uomo che ha 60 tatuaggi e che questo non può costituire un deterrente all'amore. Bisogna capirlo, bisogna accettarlo. Mi scrivono tantissime donne, anche qualche uomo, che mi dicono: brava, sei coraggiosa, io non ho avuto questo coraggio e oggi mi pento. E nella vita un po' di coraggio serve, se no stai lì ad aspettare che le cose accadano. Io, Daria, ho deciso di raccontare questa storia, di raccontare anche i dettagli di alcune critiche, di alcune osservazioni, per far capire a quanta bassezza può arrivare l'animo umano quando c'è qualcosa che sconvolge i propri canoni, i propri cliché, perché può essere utile raccontarlo. In Senato come hanno reagito i colleghi? Ma in Senato prevalentemente bene, in particolare le donne, che mi dicono: brava, brava, coraggio, vai avanti, non stare a sentire le chiacchiere, vivi questo tuo amore, vivi questa tua storia. Gli uomini sono più attenti, ma è normale che sia così, però quelli che hanno parlato con me sono stati molto carini. C'è stato qualcuno che l'ha delusa, da cui si aspettava un sostegno e che invece questo sostegno non gliel'ha dato? Sì, qualche amico, qualche amica, che si sono impauriti di questa situazione, si sono allontanati, non capiscono la sincerità, la pulizia. Avrete avuto anche voi, immagino, però una fase in cui vi siete stupiti dei vostri stessi sentimenti, perché comunque la differenza d'età c'è, le differenze ci sono, immagino che non sarà stato così immediato l'accettare questo sentimento, o è stato naturale? Ci abbiamo messo un po' di tempo, anche se io ho la sensazione che immediatamente c'è stata un'empatia e un immediato sentirsi uniti. Lei, Simone, quando ha incontrato Stefania Pezzopane, la conosceva già, immagino, perché all'Aquila la conoscono tutti. Certo, cosa certo. Pensava di lei? Le piaceva già? Ma io la conoscevo per via del suo lavoro, perché comunque all'Aquila si è sempre tenuta molto importante per delle vicende. E io poi la conobbi di persona in un bar dove ci siamo conosciuti proprio di persona. Lei a me non mi conosceva, però io a lei sì. E da lì è nata una bellissima amicizia, ci siamo scambiati i numeri di telefono e poi dopo qualche settimana abbiamo deciso di incontrarci per prendere un aperitivo. Poi da lì ci siamo Immagino che vi sarete, cioè un po' di paure le avrete avute. Sì, o no? Sì, però io nel mio cuore sentivo che lei era la donna per me. Ma l'ha sempre, cioè l'ha capito subito? Io appena l'ho conosciuta ho detto a lei. Lei non lo so, però io lo sapevo. Quindi succede. È molto romantico. Ma io credo una cosa, che magari davanti a una televisione, quando si vedono delle diversità, tutti piangono. Noi nella realtà facciamo arrabbiare tantissima gente, non capisco il perché. Anche a lei è successo di ricevere critiche? Molte, molte. Che cosa le dicono? Può essere tua nonna, può essere tua madre, tu stai con lei per avere un lavoro, per avere dei soldi, cosa che io studio, lavoro, guadagno dei soldi per vivere. Però non capiscono che tra me e lei c'è amore e noi combattiamo ogni giorno delle guerre contro tantissime persone che ogni giorno ci regalano tante cattiverie, tanti insulti.
Però, diciamo, a distanza di 8 mesi di fidanzamento, le acque un po' si stanno calmando, però ancora sono, nello stesso tempo, ancora sono burrascose. Cosa però vi aspettate dal futuro? Credo che l'amore... Che si normalizzi questa situazione. Ma io credo una cosa, che l'amore vince su tutto. E io e lei abbiamo combattuto parecchie battaglie molto difficili che abbiamo vinto con serenità, perché il mio scopo, il suo scopo è quello di farti trionfare l'amore. Quindi se io dovessi lasciare la presa o viceversa sarebbe una sconfitta per noi e una vittoria per gli altri. Una bella responsabilità, eh? Condividete le stesse idee politiche, anche lei è vicino al PD? Io, diciamo, simpatizzo per il PD, però mi sono sempre un po' tenuto dietro la politica. Perché beh, non adesso ho mai però avuto... dovrà... No, piano piano, grazie a lei, sto capendo qualcosa e devo ammettere che comunque stanno a fare un bel lavoro. È difficile perché ci sono delle responsabilità, degli errori fatti in passato che loro, diciamo, devono prendere in considerazione, quindi si stanno impegnando e speriamo per il bene del nostro paese nel futuro, soprattutto. Nel frattempo avrà visto, senatrice, che è uscito ufficialmente il nome di Mattarella... E quindi cosa succede domani in Senato? Che voi avrete, cioè, voterete Mattarella o voterete scheda bianca? Io sentivo oggi pomeriggio che questo nome cresceva. E, vedremo domani se ci sono nella riunione che faremo con Renzi già i numeri, e probabilmente ci metteranno nelle condizioni già di votarlo a... al primo scrutinio. E quindi potrebbe essere anche domani al primo voto. Chissà, Mattarella presidente? Aspettiamo prudentemente. Però non lo esclude? Non escludo nulla, però aspetto prudentemente quello che ci verrà detto e l'indicazione che ci verrà data. E la rosa dei nomi si stringeva sempre di più, per cui vediamo domani mattina cosa ci suggeriranno. Sono molto emozionata perché diversamente da quando abbiamo eletto il presidente Napolitano, e questa volta eleggiamo un presidente sapendo che ha i suoi 7 anni di fronte. Abbiamo forzato la mano con Giorgio Napolitano sapendo che lui a un certo punto avrebbe dovuto abbandonare il campo. Questa volta è una fase nuova. Un presidente che dovrebbe accompagnare a dovrebbe lungo accompagnare il cammino del paese e speriamo l'uscita dalla crisi economica, morale, sociale. È un momento complicato e forse anche questo sento intorno a me. La crisi anche fa sì che la gente, le persone, alcune persone, non tutti naturalmente, diventano più cattivi, più astiosi, più crudeli, più increduli, ecco, in un momento di crisi, di smobilitazione delle coscienze, non si può credere all'amore. Quindi Stefania e Simone in realtà non si amano, ma chissà cosa c'è dietro, le famose dietrologie. Sai cosa mi è venuto in mente? Che l'altra volta che lei è venuta 3 anni fa in occasione di un anniversario del terremoto aveva portato il suo libro e il titolo del suo libro era La politica con il cuore, un titolo profetico. In bocca al lupo.